Olga, che cazzo è successo? Ringhio afferrandola per le spalle e scuotendola. Le strappo il maglione e vedo enormi lividi sulle sue spalle. Inizio a spogliarla nervosamente. Ma cosa? Che cos'è questo Oli? Non fa più male. Non te l'ho detto perché non ha più senso nasconderlo. Lui mi ha dato un calcio, ma non mi ha fatto male. Sì, c'è stata una lotta tra loro. Domenico e Adriano. Domenico si è allenato alle arti marziali da quando aveva 9 anni. E Adriano deve ritenersi fortunato ad essere ancora vivo. Dopo che Domenico l'ha colpito, mi ha portata subito in ospedale. Si è preso cura di me. Insomma, non è un idiota, nonostante i suoi sbalzi d'umore. Non potevo credere alla sua storia o di cosa fosse capace il fratello di mio marito. Mi alzo dal tavolo e mi dirigo verso la biblioteca, diffondendo ancora più velocemente l'odio verso Adriano. Voglio ucciderlo. Chissà se Massimo me lo lascerebbe fare. Sento le tempie pulsare e anche se ho in grembo mio figlio, non posso evitare la mia rabbia. Aspettami qui, Olga, ci penso io. Entro nell'atrio e mi dirigo lungo il corridoio. So che sono in biblioteca. Ogni volta che Massimo parla di affari con qualcuno di importante, lo fa proprio lì. Naturalmente quella è la sua migliore stanza, insonorizzata. Entro di colpo, la porta si apre velocemente. Prendo il respiro. Li vedo. Massimo e Adriano sono in piedi accanto al grande camino. Massimo! Sì, piccola. Mi avvicino ad Adriano e gli lancio un ceffone. Sì, lo so, me lo merito, ok. Si asciuga le labbra. Sono sorpreso dalla sua reazione. Abbasso le mani. Sei un figlio di puttana! Cosa hai fatto ad Olga? L'hai violentata, vero? Massimo mi abbraccia da dietro per bloccarmi. Sì, Laura, smettila. È tutto a posto. No, Massimo, non sai cosa ha fatto questo stronzo! Massimo mi dà subito un bacio per farmi smettere di urlare. Non arrabbiarti, piccola. Non ti fa bene. È tutto a posto. Quel maiale stava uccidendo la mia amica. Cosa ci fa qui, Massimo? Ascolta, Laura. Mio fratello ha problemi a controllarsi. E dopo le droghe è incalcolabile. Nessuno poteva sapere che sarebbe finita così. Adriano è innocuo. Non c'entra nulla con questa situazione. Domenico decide come condurre la propria vita sessuale. Ho parlato con Olga di questa situazione. Le ho chiesto di perdonarmi, anche se so che non cambierà niente. So che quando mi guarda rivede Domenico, perché appunto siamo gemelli. Adriano vive in una fattoria qui vicino. L'ho chiamato solo oggi. Non voglio che ti senta minacciata. Se ne sta andando dall'isola. Come hai potuto non dirmi cosa stava succedendo a Olga? Non avrebbe cambiato nulla e avrebbe solo rovinato le nostre vacanze. Sapevo che saresti stata nervosa lontana da lei. Avevo paura del tuo panico. Ho deciso quindi che sarebbe stato meglio così. Inoltre, lei era della mia stessa opinione. Oli, mi siedo sul divano bianco accanto a lei. Come ti senti? Perché dovrei stare male? Accidenti, Oli! Non so come si senta qualcuno dopo uno stupro. Dopo cosa? Dopo quale stupro, Lari? Voglio dire, no, non mi ha violentata, solo per così dire, mi ha drogata. Non era una pillola per stupro, quindi ricordo tutto. Ma lo ammetto, mi sentivo come lui. Ma non lo definirei stupro, Laura. Ero già così confusa che non riuscivo a controllare la situazione. Laura, ascoltami. Massimo sembra quasi identico. Ha un corpo divino, un cazzo meraviglioso. Devi ammetterlo, sono uguali. Sono seduta a guardare gli alberi di fronte a me. Tutto intorno sembra così perfetto e armonioso. La casa, le macchine, il giardino, la vita con Massimo. E non ho ancora avuto un problema con lui. Non so cosa volesse dire. Allora che mi dici di Domenico? È il mio principe azzurro su un cavallo bianco e sono innamorata, Laura. Il modo in cui si è preso cura di me. Ah, e poi sono impressionata dal suo talento. Hai mai visto i suoi quadri? È meraviglioso. Lo accetto anche con tutti i suoi problemi. Lo amo, Laura.
una volta nella mia vita ho qualcuno che si prende cura di me. Non riesco a credere a quello che sto ascoltando. Conosco molto Olga, so che delle volte quello che dice non lo penso davvero. Ma stavolta è così diverso. Tesoro, sono così felice per te. Ci alziamo. Olga mi abbraccia e ritorna in casa, in cerca di Domenico, probabilmente. Mentre attraverso i corridoi vedo Domenico che si intrufola in una camera da letto. Appena mi vede esce dalla stanza. All'improvviso Olga lo raggiunge e gli dà un bacio sulla guancia. Laura, Massimo vuole vederti. Entro nel suo studio, trovo Massimo appoggiato su una grande scrivania di legno. Mi guarda. Piccola, purtroppo il lavoro mi tiene occupato ancora per pochi giorni. È una questione importante. So che non hai trascorso il tempo con Olga e in realtà volevo trascorrere 2 o 3 giorni con te, insieme, solo noi due. Spero mi perdonerai. Ho prenotato un bellissimo appartamento con centro benessere solo per te. Hanno anche una clinica e un'ottima cucina. Oggi andrai lì, poi appena finirò ti raggiungerò. Ovviamente puoi scegliere le guardie del corpo che ti accompagneranno. Non me ne frega un cazzo. Sto per uscire quando sento un respiro caldo sul collo e mani forti sui fianchi. La sua mano si fa lentamente strada attraverso la parte più sensibile dei miei pantaloni e le sue labbra si precipitano sulle mie. Prima che tu vada, Laura, ti scoprirò su questa scrivania. Lo farò rapidamente e brutalmente, come piace a te. Massimo ama il sesso, un amante insaziabile e perfetto.